un salto di qualità, cioè rivolgerci ai bolognesi, facendolo attraverso tutti coloro che stanno con noi e che riusciremo a conquistare in questo percorso da qui alle primarie, ma ripeto soprattutto da qui alle elezioni di Bologna, che hanno delle cose da dire, delle iniziative da proporre. È un salto di qualità della campagna elettorale che secondo me Virginio farà. Questa banda larga si è formata in pochi giorni, siamo già a 150 adesioni, io spero che continuerà a crescere di persone e di idee. Buonale con il lamento, buonale col fatto di preoccuparci di cosa vogliamo restare, di cosa vogliamo preservare. Mettiamo invece in campo idee per cominciare a dire quello che desideriamo e che vogliamo essere. Ci sono troppi giri chiusi dove funziona l'appartenenza al clan, dove funziona la raccomandazione. Quindi la banda larga è prima di tutto questo, un messaggio alla città che possiamo essere una città veloce, accogliente, fuori dai giri. Va il fatto che noi con l'ossessione di conservare i nostri centri storici abbiamo costruito bruttissime periferie. Abbiamo consumato territorio come la Basilicata, no alla cementificazione, ma no a una pianificazione che non è capace di cogliere un fatto fondamentale, che le città sono organismi viventi che si trasformano. E quindi la pianificazione deve sapere accompagnare e guidare, se si riesce, queste trasformazioni. Bologna può essere la congiunzione, la città che sta in mezzo, e proprio perché è capace di stare in mezzo a questa regione ne potrà essere la porta d'accesso, ne potrà essere il fattore unificante che ci permette di passare da questo benedetto e da archiviare sistema policentrico a un sistema urbano regionale che batte alla pari. È arrivato il momento che noi cominciamo a pensare agli infermieri e ai medici non come un costo del lavoro da ridurre, ma come il fattore decisivo della qualità del nostro nuovo sistema sanitario. Buonale col fatto di sottovalutare quelli che davvero da anni scombattono per stare al passo con la modernità e che quindi sanno cosa costa di fatica, di inventiva, di idee e di fare squadra per stare nella modernità. Chiamiamoli col loro nome, sono i piccoli imprenditori, sono gli artigiani, sono le cooperative, sono quelle tante persone del lavoro autonomo che spesso ci dimentichiamo di ricordarci che se guardiamo a loro possiamo imparare come Bologna sta nel mondo. Non dobbiamo continuare a contrapporre ciclisti a pedoni, automobilisti a qualcos'altro, dobbiamo battere insieme per darci una mobilità veloce, competitiva col trasporto privato e servizi efficienti. Guardare alla sicurezza con questa idea, dove c'è il buio e dove c'è il deserto, c'è inquietudine e paura, e quindi sicurezza è prima di tutto fare luce. Fare luce in modo fisico, ma fare luce sui luoghi di partecipazione. L'insicurezza per un anziano è abitare in un condominio anonimo. È quella sindrome che vede nell'immigrato un nemico. È quella sindrome che vede nel povero un ostacolo. La solitudine è il mio peggior nemico. Questo è il peggior nemico per quanto riguarda la sicurezza. Tutto il resto è tecnica e coordinamento tra forze dell'ordine, eccetera, eccetera, eccetera. La banda larga vuole cambiare da subito questa città con un programma di 10 anni per costruire un bel brevetto civico. Noi investiremo in cultura e in istruzione e in scuola e in ricerca.
Io penso che il polo tecnologico sia uno degli importanti fattori di innovazione e ricerca che noi dobbiamo mettere in piedi. Noi dobbiamo investire sul servizio bibliotecario, le biblioteche possono, come già sa la borsa, essere le nuove piazze di questa città.